Mi chiamo Tommaso Boscetta e sono un uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova. E non sono un traditore. Non sono io che ho tradito Cosa Nostra, è Cosa Nostra che ha tradito se stessa. Ho avuto la mia prima esperienza sessuale a 8 anni, con una donna che vendeva genere alimentare nel mio paese e allietava i marinai e i clienti occasionali. Non fu un'esperienza piacevole. A 15 anni dette il mio primo bacio e partii per Napoli per andare a sparare contro i tedeschi nella seconda guerra mondiale. Quando tornai a Palermo mi diede al traffico di sigarette, di genere alimentare, di benzina e di ogni genere di prima necessità e mi feci notare dalla gente del rispetto. E fui accolto nell'onorata società con il rito della Santina e diventai uomo d'onore di Cosa Nostra. Fui padrino e testimone dell'ammissione alla commissione di Pippo Calò, che diventò poi membro della commissione e diventò uno dei miei peggiori nemici. Ma questa è un'altra storia. Quando mi dovetti sposare per riparare una fuitina, me ne andai a Torino a cercare lavoro e fui accolto da un parente. Mi diede da fare, ma poi ritornai a Palermo e decisi con la mia prima moglie di andarmene in Argentina e iniziai e aprii l'attività che era di mio padre, il vetraio, e mi distinsi con abilità, ma non potei fare fronte alla tecnologia che c'era in quel luogo e cambiai parecchie volte mestiere. Me ne andai poi in Brasile, mi diedi all'allevamento del bestiame e al disboscamento dell'Amazzonia e fui braccato come trafficante di droga con mandate di cattura da tutto il mondo. Il mio volto era sui giornali di tutto il paese e non mi era possibile fuggire. Mi arrestarono e presero mia moglie, la torturarono e l'appesero per i capelli da un elicottero per farla parlare. Fu un'esperienza terribile. Le carceri italiane sono considerate delle fogne, ma quelle brasiliane sono 1000 volte peggio. Decisi quindi di collaborare e accettai la proposta del dottor Falcone. Venne il dottor De Gennaro a prelevarmi e dopo il mio tentato suicidio decisi che era venuto il momento di parlare. Cosa Nostra era finita. In quell'occasione fui scortato e arrivai a Roma disfatto per le cure di Curaur che dovette subire per l'avvelenamento. Io ce lo disse subito: dottor Falcone, la nostra collaborazione rivelerà grandi segreti che decreterà la nostra morte, se lo ricordi bene. Ma se ricordi bene che noi non la potremo mai sconfiggere l'organizzazione, la potremo solo ferire, perché come si dice, calete iunque che passa la china, vuol dire che Cosa Nostra, dopo di questo, diventerà ancora più forte e invisibile di adesso, se lo ricordi bene, tutto a Falcone. Quando venne arrestato e mi trasferirono al carcere di Cuneo, fui compagno di cella di Francis Turatello, il secondo amico mio che ci aveva al nord insieme a Joe Adonis. Francis Turatello era un bandito che si fece la sua carriera basandosi sulle rapine e sui sequestri di persone e divenne gestore di bische clandestine. Era considerato un galantuomo, si distingueva nei suoi modi di fare. Rapinava le bische concorrenti, ma lasciava sempre qualche migliaio di lire ai presenti per il ritorno a casa in taxi. E se ne usciva con la frase: se volete giocare tranquilli dovete venire nelle mie bische, queste non sono sicure. Era un uomo generoso e in carcere aiutò parecchie persone. Ricevette la lettera di una madre che aveva un bambino gravemente malato che doveva essere operato negli Stati Uniti
Non ci pensò due volte a pagarne l'intervento e il bambino si salvò. Pagò lui stesso le mie spese legali e gli studi ai miei figli. Fu un vero amico, ma fece una fine tragica. Venne trasferito in un carcere di massima sicurezza, a Nuoro, e venne assassinato con oltre 50 coltellate da 4 sicari di Raffaele Cutolo, senza il permesso di Cosa Nostra. Fu una grave perdita e persi un grande amico, il mio povero amico Francis Turatello. In America conobbi i più importanti boss dell'organizzazione di Cosa Nostra americana, Lucky Luciano, Joe Bananas e Carlo Gambino. Lucky Luciano se ne arrivò in America da ragazzino. Non aveva niente, digiunò per 4 giorni e a 32 anni era il più potente boss dell'eroina di tutti gli Stati Uniti. È importantissimo, ricordiamo, il suo intervento per lo sbarco degli alleati in Sicilia, senza il quale non poteva avvenire. E per questo si guadagnò la libertà. Questo era Lucky Luciano. Una persona vera. Era il 1956 e mi ricordo che mi trovavo con Joe Bananas e Lucky Luciano e discutevamo sul fatto che c'erano dei disaccordi da troppo tempo tra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra siciliana. Pensammo che si doveva portare lo stesso organigramma anche in Sicilia e organizzammo un summit, il meeting delle Palms del 1957 a Palermo, da Spano, e ci riunimmo con i capi di Cosa Nostra siciliana e fu costituita la commissione. Fu un evento memorabile perché si rallicciarono anche i rapporti tra l'America e la Sicilia. Carlo Gambino era il più potente boss delle 5 famiglie di New York. Era un piccolo vecchietto dal viso affelato, ma astuto come una faina. Mi ricordo che per andare da lui la sua abitazione era sorvegliata 24 ore su 24 dall'FBI e per andare a casa sua me ne dovevo trasire da un'abitazione affiancata e passare tramite un sotterraneo e così lo potevo raggiungere. E lo stesso sistema usava Idu per uscire quando entuoleva e fargliela sotto il naso all'FBI. Era furbo Carlo Gambino. Fu uno dei pochi che morì nel suo letto e non ammazzato per strada o in galera. In Cosa Nostra non mi fu mai perdonato il mio vizio delle donne, perché mi fui sposato 3 volte. E fui anche posato per questo, per 6 mesi. E potevo anche venire a ammazzare. Il mio primo traditore fu Pippo Calò. Mi ricordo che in un'occasione mio figlio si trovò in difficoltà economiche. E stutto disonorato, fece il gesto di prestarci 10 milioni. Ma omesse il fatto che provenivano da un riscatto ed erano soldi segnati e mio figlio venne arrestato. Successivamente l'incontrò, li accarezzò durante la seconda guerra per rintracciare a me, li consegnò e li fece ammazzare i miei 2 figli. Questo era Pippo Calò. Quando scoppiò la seconda guerra di mafia, io mi trovavo in Brasile e mi ricordo che quell'infame Tetano Badalamente si presentò a casa mia chiedendomi di collaborare con lui, di tornare in Sicilia e di rimettere insieme i vecchi boss per porre fine a questa guerra, usando il mio nome e il peso che ancora avevo in Sicilia. Io ci dissi, Don Tano, io con Cosa Nostra ho chiuso. La mia vita è qua e i miei pensieri sono solo per la mia famiglia. Ido se ne tornò in Sicilia e dicendomi che andava bene così, ma tempo dopo ebbe modo di ascoltare delle intercettazioni e seppi che l'infame aveva usato il mio nome in Sicilia al suo ritorno per dire che io stavo dalla sua parte. Non ci si poteva più fidare di Don Tano. Ma detto questo, non si pentì mai e si fece 45 anni di galera, dicendo che mi avrebbe voluto sbugiardare in ogni momento. Certo, Don Tano sapeva 1000 volte le cose che sapevo io, ma non si pentì. I primi a cadere in questa guerra furono l'amico mio Stefano Bondate,
rifiutato il pericolo, aveva appena ordinato una Giulietta blendata, a meschino, non fece in tempo a usarla. E cadde sotto il fuoco dei corleonesi. Un secondo fu Totuccio a inserirlo. Mentre Tano Badalamente e Michele Greco pensarono bene di passare dalla parte dei corleonesi e giocarono bene le loro carte. Steve Dani, nei nomi di Liggio, Rino e Provenzano, sparsero molto sangue, anche di innocenti. E a me mi ammazzarono 14 familiari. E allora io decisi che non era più caso di vendicarsi. Sarebbero morte altre persone che non avevano colpa. E così decisi di collaborare col dottor Falcone. Quando Rina decideva che qualcuno dava fastidio, non sempre lo faceva ammazzare. Il più delle volte muoveva le sue pedine, le sue amicizie, come ha fatto con Liggio, che se ne stava su al nord e conduceva una vita tranquilla. E se l'ha trovata una compagna. Mi ricordo che venne arrestato senza neanche che ci fossero sospetti e imputazioni su di lui. Questo era Rina. E questo erano i corleonesi. Con l'amico suo, Don Vito Ciangemino, che quando fu assessore a Palermo nei lavori pubblici, ci fece firmare oltre 2500 licenze edilizie a 5 prestanome nullatenenti, carregando stupidane di piccio. E si diedero pure al traffico dell'eroina con gli Stati Uniti, la cosiddetta Pizza Connection, di cui io fui testimone ai processi anche in America, con la protezione dell'FBI. Mi ricordo che quando stavo negli Stati Uniti dovetti cambiare almeno 20 abitazioni e 200 nomi diversi ogni volta che mi dovevo spostare, e mai ottenni la carta di residenza nel paese. Il mio nome era un fantasma. Per passare da un aereo all'altro, da un paese all'altro, dovevano cambiare di continuo il nome e il documento. Nemmeno più so io come mi chiamo. Gli unici a cui concessero la residenza furono mia moglie e i miei figli. Finito il processo, mi tolsero la protezione e anche quei 4 soldi che mi davano. E dovetti campare con il libro che scrissi con il dottor Biaggi. Ma finito quello, mi trovai a San Diego, in serie difficoltà, perché venne riconosciuto da un ristoratore palermitano che venne vicino a me e mi cominciò a cantare l'italiano di Toto Cotugno, lasciatemi cantare, sono un siciliano vero, cantava. Io capii che eravamo in pericolo, i soldi non ce n'erano. Provvidenziale fu l'avvento della legge sui pentiti in Italia e mi riconobbero $2500 al mese, grazie a quelli e al modesto lavoro di mia moglie potemmo campare. Nel 93 decisi di tornare in Italia, ospite di amici. E mi volle concedere una crociera insieme a mia moglie di tranquillità, di liberazione, per levarmi un po' questo peso di dosso di tutti questi anni passati tra processi, imputazione e carcere. E mi imbarcai su una nave del Mediterraneo. Maledetto fu quel giorno. Ci fu un giornalista che era ospite e mi riconobbe. E cominciò ad assillarmi dicendo che volevo un'intervista. Io ci dissi che ero con la famiglia e non ne volevo sapere, ma quello insisteva. E allora per sfinimento, per levarmelo dalle palle, ci dissi: va bene, appena tocchiamo terra, ha la mia parola d'onore che avrà l'intervista. E cosa fece questo? Se ne andò in giro per tutti gli ospiti della nave dicendo chi ero. E avevamo tutti gli occhi puntati addosso, oramai eravamo in pericolo. La nave si fermò in mezzo al Mediterraneo. Ci vennero a prendere con una motovedetta della polizia. E il comandante della nave fece abbandonare quell'infame del giornalista a rientrare con i mezzi propri. Poi seppi precedentemente a quello che aveva fatto che ebbe dei problemi con l'ordine dei giornalisti. Per quanto riguarda me, ricevetti molte lettere da parte dei villeggianti
che mi ringraziarono per quello che avevo fatto per l'Italia e per tutte le vittime di Cosa Nostra. E diciamo che questo mi ha portato un po' di pace. E comunque, l'unica occasione che ebbe per ritornare a Palermo fu solo per il maxi processo. E non ci mise più piede. Quando venne interrogato dal dottor Falcone, ci furono altri pentiti, primo fra tutti Totuccio Contorno. Io mi ricordo che quando mi ritrovavo nella camera di sicurezza a Roma, mi chiesero se lo volesse incontrare e io diede il mio assenso. Mi chiamava Tommasino e mi arrivò come un bambino al pace. Con lui dovevi parlare solo in siciliano perché sennò non capiva. Io ci dissi: Totuccio, gli ideali di Cosa Nostra sono finiti. Gli antichi valori che furono dei beati Paoli della consorteria non esistono più. E anche noi siamo finiti. Non sarebbe giusto vendicarsi. Pagherebbero degli innocenti. È venuto il momento. Il momento di porre fine a tutto questo. E nella nostra coscienza è nostro dovere dare un esempio ai nostri figli e alle generazioni che verranno. Totuccio, Cosa Nostra è finita. Puoi parlare. La famiglia prende il nome del rione dove si trova la famiglia nella città di Palermo. Per quanto riguarda la provincia di Palermo, la famiglia prende il nome del paese dove questa è. Al di sopra di queste famiglie esiste una commissione, composta da persone che vengono dette o venivano dette da noi perché io non esisto più. Capo commissione, capi mandamenti. Questi capi mandamenti abbracciavano tre famiglie e avevano fra di loro tre famiglie, scelto uno che andava a rappresentare la commissione. Il primo capo commissione fu Salvatore Greco, poi ci fu Tano Badalamenti e per ultimo Michele Greco. La commissione si riuniva per decidere degli omicidi e degli affari. Senza il consenso della commissione non si poteva fare niente e non si poteva ammazzare qualcuno nel mandamento che non era di nostra competenza e viceversa. I mafiosi dei tempi che furono erano persone che seguivano ancora gli antichi valori, quelli della consorteria, del rispetto, dell'aiutare il prossimo e non usavano quasi mai la violenza. Ma facevano sentire il loro potere e la loro mafiosità nell'aria. Oggi invece il mafioso è camicia di seta, Rolex, Mercedes e armi che farebbero invidia a un arsenale per una guerra. E tutto questo non mi appartiene più. Per questo decise di collaborare col dottor Falcone e disse la stessa cosa a Totuccio. Ma Totuccio meschino era una persona semplice. E non ci arrivava a capire che certe cose non si dovevano più fare, e il nostro momento era finito. Quando si mise a collaborare, tornò in Sicilia e cominciò a vendicarsi e a rimettere in piedi il traffico di eroina. Per quello che mi riguarda, Cosa Nostra è destinata a finire. Che la gente di oggi, i palermitani di oggi, i siciliani di oggi, a tutta questa violenza non ci stanno più. Hanno capito che non ci sono più i valori ed è solo un chi spara di più in nome del denaro e c'è troppo sangue per le strade. Il sacrificio del dottor Falcone e del dottor Borsellino, io credo che siano stati vani, perché la strada della sconfitta dell'organizzazione è ancora lunga.
e nei miei 40 anni di mafiosità, di uomo d'onore, io posso dire che Cosa Nostra è destinata a finire. Il mio nome è Tommaso Boscetta e sono e rimango un uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova e non sono un traditore. Come on, come on, come on.